prima cosa ringraziamo il CESVOLT per questa opportunità di poterci incontrare almeno dal punto di vista mediatico, non di persona. Io avrei voluto tanto che quest'anno finalmente la pandemia sparisse e che potessimo riprendere i nostri giri, quindi i nostri incontri reali, dei viso. Purtroppo non è così. Speriamo che nei prossimi mesi le cose possano evolversi in modo migliore, quindi ci possa incontrare, anche perché questa è l'occasione per anche rendere all'associazione la parte della distribuzione degli utili che li riguarda personalmente, quindi anche la parte economica. Visto che non possiamo farla, li manderemo direttamente tramite circolare, vedremo come fare con Nicola, con i circolari da darvi, o tramite CESBO, oppure ci pensa lui direttamente a portarli a ognuno di voi, almeno quelli che ne hanno diritto. Bene. Iniziare un incontro così a distanza crea comunque un minimo di imbarazzo, perché in effetti non c'è la percezione dell'uditorio, se l'uditorio è attento, se si distrae, se partecipa o non partecipa. Quindi chi parla è come se fosse isolato, in una nube isolata, non riesce a percepire quello che è, come dire, la relazione vera con le persone accanto. Per cui non è facile riuscire a entusiasmare a distanza. Io spero di riuscirci, anche perché noi questa polizza la viviamo tutti i giorni, sappiamo cosa ha rappresentato, sappiamo anche a chi ci rivolgiamo. E siamo orgogliosi di rappresentare a voi che avete dato dimostrazione altissima di disponibilità verso il prossimo, soprattutto in questo momento così drammatico per noi, in questa pandemia. Tutte le organizzazioni di volontariato hanno dato dimostrazione di attenzione, disponibilità, rispetto del pericolo e di estremo amore verso il prossimo. Quindi sono contento di poter illustrarvi e di poter dare a voi una tutela che sia importante e che sia in qualche misura una vera difesa assoluta per poter operare in tranquillità e in serenità. E partiamo direttamente da quello che è sommario. Avremo due parti, una parte specifica che riguarda il decreto. Quindi con l'analisi del rischio, con le definizioni, e perché parleremo direttamente della polizza unica del volontariato, dove diremo quali sono gli obblighi primari e gli obblighi secondari. Gli obblighi primari sono quelli che per legge dovete ottemperare, i secondari sono invece quelli che potrebbero servire direttamente a voi per avere una completezza di copertura. Andiamo avanti. Ecco una cosa, se fosse possibile, mi riferisco a te Federico, fare i monologhi è un po' antipatico, per cui magari spezzettiamo questo nostro incontro in più parti, per cui ci fermiamo, diciamo, in questo momento possiamo anche ascoltare le vostre domande, se avete domande da farci, e così rispondiamo alle domande. Diamoci 10 minuti, poi riprendiamo con il nostro discorso. Può andare bene come tipo di sistema? Perfetto. Sì, va bene. Allora, innanzitutto vediamo chi sono e quali sono gli enti del terzo settore. Quindi, gli organi del settore sono le ODD, le APS, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali e poi le reti associative, che hanno iscritte al registro unico del terzo settore, il famoso RUNS, che finalmente è andato anche in vigore, quindi possiamo anche vedere a questo punto la funzionalità di questo soggetto. Gli ETS possono ovviamente avvalersi di volontari. Ecco, questa qua è stata una rivoluzione, perché fino a ieri i volontari, almeno per gli obiettivi, potevano essere solo i soci. I soci potevano fare i volontari. Scusi, i soci dovevano essere. Mi sono confuso, chiedo scusa, un attimo di parola. Allora, i volontari devono essere per forza i soci iscritti all'associazione, all'ODB o alla FLET. Oggi non è più così. Per cui oggi dice, la definizione di volontario è questa: il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività. Ecco. Allora, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune. Anche, attenzione,
questo dato è importante anche per entrambi nella violenza del terzo settore. Quindi prima era solo, adesso anche. Quindi il volontario è un soggetto che può anche non essere incluso all'interno della società stessa. E questo qua ci permette di avere una nuova figura che sarebbe il volontario occasionale. Andiamo per avanti. Il nuovo decreto traccia delle obbligatorietà, ancora eredità della vecchia 2691. Quindi, come diceva la vecchia 2691, c'è l'obbligo di assicurare i volontari. Però una volta l'obbligo riguardava espressamente le ODD. Oggi non è più così. Oggi riguarda un segmento molto, molto più ampio. Tutti gli ETS, cioè tutti gli enti del terzo settore, devono obbligatoriamente assicurare i volontari che operano per loro. E con cosa? Con la polizza infortuni, con la polizza malattia e con la polizza di responsabilità civile. Quindi tre obblighi. Perché questo obbligo? Perché può sembrare un paradosso, ma i nostri legislatori conoscono l'importanza essenziale che hanno le organizzazioni di volontariato, gli ETS, perché senza di voi il welfare a farsi benedire. E la pandemia ci ha dato una prova fortissima, grossissima. Senza l'aiuto delle vostre associazioni avremmo avuto un caos ancora peggiore. Quanti di voi hanno portato le famiglie in difficoltà, viveri, spesa, l'acquisto di medicinali e quanto altro? Quanto hanno funzionato le pubbliche assistenze che hanno gestito l'emergenza. Ecco. Quindi, per far sì che non ci fossero problemi a carico di questi soggetti che si prestano volontariamente a favore degli altri, è scattato un obbligo. Perché? Immaginate voi un presidente che non avesse una polizza di responsabilità civile e ci capitasse qualcosa. Ecco. Dovrebbe pagare lui la scusa. Perché se l'associazione non è riconosciuta, l'onere è a carico del presidente del consiglio direttivo dell'associazione stessa. Quindi, da questo punto di vista, un obbligo assicurativo vi permette di salvarguardarvi, cioè le vostre, i vostri beni, da aggressioni per qualunque tipo di danno. Quindi, andiamo ancora avanti. Quindi, ora andiamo a vedere come funziona. Come dobbiamo fare per riconoscere chi sono i nostri volontari? I nostri volontari devono per forza di cose essere iscritti in un registro. Le persone che non vanno iscritte in questo registro sono invece i volontari occasionali, quello che vi dicevo prima, che poi andremo a vedere chi è questo fantomatico personaggio che è così comparso all'improvviso. Per cui, fino ad oggi, bisogna avere dei registri in cui inseriamo direttamente quelli che sono i volontari iscritti e tutti quelli che fanno finire di volontariato. Chi sono questi soggetti? Innanzitutto sono tutti quelli del consiglio direttivo, perché tutti i membri del consiglio direttivo sono volontari e operano, anche se magari sono a riposo, non sono presenti, però per la carica che ricoprono devono per forza essere iscritti nel registro dei volontari. Poi abbiamo tutti quei soggetti che realmente prestano la loro attività. Andiamo pure avanti. Come dicevo prima, il decreto crea una figura nuova, che è quella del volontario occasionale. Questo volontario occasionale non deve essere iscritto nei registri, ma va comunque assicurato. Allora, noi abbiamo da subito posto questo problema, abbiamo fatto col CSVNet, e abbiamo creato una sorta di garanzia specifica per questo soggetto. L'abbiamo anche identificato. Per noi, perché ancora non c'è una definizione chiara da parte dell'ente, da parte del decreto vivo che non ci dice chi è questa figura. Per noi il volontario occasionale è quel soggetto che presta la sua opera per un evento fino a un massimo di 3 giorni continuativi. Quindi, l'esempio potrebbe essere quello della raccolta del banco alimentare. A Natale, a Pasqua, magari si fanno dei barchettini, poi si va a raccogliere direttamente la da distribuire. In quel momento le associazioni crescono in modo smisurato. Una volta questi soggetti non potevano mica lavorare, perché o erano soci e non potevano mica lavorare.
Oggi invece, con la figura del volontario occasionale, noi possiamo assicurare questo soggetto. Ovviamente lo assicuriamo, teniamo un elenco specifico per lui, perché non va inserito nel registro dei volontari, ma è un elenco a parte. Viene mandato a noi l'assicurazione e noi lo garantiamo. Ovviamente hanno costi decisamente diversi rispetto a quello del volontario abituale. Andiamo pure avanti. A questo punto, scusatemi, facciamo una piccola pausa. Avete qualche domanda? Allora, a questo punto, la domanda che ci poniamo è: assicurarsi allora è un dovere, perché ce l'obbliga lo Stato con una legge specifica, oppure è una necessità? Andiamo pure avanti. Ovviamente, noi diciamo che la polizza è una necessità, perché è importante nella nostra vita tutelarci. Questa slide che vi faccio vedere è una slide direttamente che abbiamo preso da un dato statistico. Perché questa cosa? Perché oggi, nella nostra quotidianità, nella nostra vita, ogni giorno abbiamo in Italia per incendi stradali 9 morti, 683 feriti, 482 incidenti. Parliamo di incendi stradali. Perché ho posto questa cosa? Perché molti di voi non sanno che la maggior parte degli eventi sinistrosi che riguardano l'associazione di volontariato avviene sulle strade, nel rischio in itinere, vuol dire negli spostamenti che si fanno dalla propria sede di lavoro, quindi dall'associazione di volontariato, all'attività dove si deve andare fuori. Per cui tutti quegli eventi in cui siamo degli incidenti, in bici, a piedi, in macchina, in autobus, qualunque tipo di volta. Purtroppo sulle strade abbiamo il maggior numero di decessi. Noi abbiamo creato un osservatorio sinistri, nostro interno, dove abbiamo visto che maggiori decessi avvengono appunto in itinere. Nel 2011, è stato un anno horribilis, dove abbiamo avuto parecchi decessi, purtroppo, proprio per condizioni stradali. E lì, purtroppo, se non è la polizza giusta, c'è poco da fare. È anche vero che una vita non è impagabile, però quantomeno agli eredi che rimane in vita, una polizza infortuni adeguata permette di poter continuare una vita meno stentata. Al di là del dolore enorme, tremendo, della perdita della persona, non si aggiunge anche la perdita economica. Andiamo pure avanti. Vedete, signori miei, noi fino a ieri, noi assicuratori, potevamo in qualche misura vendervi delle polizze che non fossero adeguate ai vostri bisogni. Magari per mancanza di conoscenza, non dico per malafede, solo per mancanza di conoscenza. Oggi questa cosa non è più possibile, perché l'Europa ci ha costretto ad analizzare bene i vostri bisogni e a darvi delle polizze che siano coerenti, cioè che possono rispondere chiaramente ai vostri bisogni, che non vi lasciano in braga di tela. Per cui, oggi, se qualcuno di noi prendesse una polizza non coerente, quindi co non, senza le giuste coperture, voi potreste far causa direttamente non alla compagnia, ma alla gente che ve l'ha venduta. La gente che ve l'ha venduta dovrebbe risarcire perché vi ha dato una polizza non adeguata. Per cui l'adeguatezza è il principio per il quale il contratto assicurativo deve essere adatto alle singole esigenze, senza eccessi di spesa e senza scoperture. Per cui io non posso vendervi una polizza più cara solo perché io guadagno di più. Ad esempio, io non posso vendervi una copertura che a voi non serve. Se lei ha già una polizza, io non posso vendervi un'altra polizza in aggiunta. Uno degli esempi più chiari è: se andiamo a verificare oggi, andiamo a verificare la polizza della casa. Se qualcuno di voi abita in un condominio, gli è stata venduta la polizza della casa, incendio, è una polizza inutile, perché il condominio copre già la polizza incendio delle strutture, quindi delle case. Per cui se il vostro assicuratore vi ha venduto una polizza della casa sulla polizza di un condominio già assicurato, quella polizza è suppletiva, è inutile. Oggi potreste chiamarlo in causa e dire: carino, perché mi sto facendo spendere dei soldi che non mi servono a nulla?
perché il rischio è sempre lo stesso? Non è che mi pagano in due. Se la casa vale 100.000 euro, non è che 100.000 è tu, 100.000 dall'altra il condominio, no? Vi dividete 50.000 dal condominio, 50.000 dall'autoassicurazione. Quindi io pago un premio in più inutile. Quindi attenzione oggi alle polizze che vi vengono vendute. Devono essere coerenti ai vostri bisogni. Chi è obbligato ad assicurare, quale persona assicurare. Andiamo pure avanti. Allora, il codice del terzo settore ci dice che devono essere assicurati tutti i volontari, quindi l'ETS, quindi la struttura, l'associazione, deve assicurare tutti i volontari. Ma non ci dice di assicurare l'ETS stesso. Pertanto, se l'ETS non ha personalità giuridica, è necessario estenderle giuste. Difese assicurative. Allora, cosa vuol dire personalità giuridica? Allora, la personalità giuridica è una caratteristica specifica degli enti che godono di una autonomia patrimoniale per le obbligazioni contratte, vale a dire che con la questione della personalità giuridica si determina una totale separazione patrimoniale tra le persone che dirigono, le persone che ne fanno parte, e l'ente stesso. D'accordo? Quindi l'ETS, il nuovo codice del terzo settore, ha posto anche delle basi minime più basse rispetto a prima. Oggi, per avere personalità giuridica, bastano i 15.000 euro, i 30 per le fondazioni, giusto? Federico? Quindi sono cifre molto più basse, 15.000 per le associazioni e 30.000 per le fondazioni, se vogliamo le persone giuridiche. Questo permetterebbe in qualche misura di non correre dei rischi. Ad oggi però, purtroppo, all'interno delle vostre realtà, la maggioranza delle associazioni non hanno personalità giuridica, quindi devono avere qualcosa che li difenda, quindi una polizza DRC. Allora, chi non ha personalità giuridica ha un'autonomia patrimoniale non perfetta, imperfetta. Pertanto, tutte le associazioni non riconosciute, che non si avvalgono della possibilità di avere una separazione patrimoniale, devono per forza di cose avere una polizza di responsabilità civile che tuteli la parte finanziaria dell'associazione. Allora, come dicevo prima, in base all'articolo 22,4 del codice del terzo settore, si può ottenere la personalità giuridica versando una somma liquida disponibile pari a 15.000 euro, questo per tutte le associazioni di volontariato, per le ETS, 30.000 euro per le fondazioni. Andiamo pure avanti. Anche qua saltiamo, andiamo avanti. Come facciamo, Federico? No, come preferisci? Se Ah, come secondo le esigenze vostre. pensi di avere tempo, oppure fai tutta la presentazione e poi apriamo le domande. Facciamo così, d'accordo. Non lo Questa so, non lo so. Cioè, qui domande ce n'è, anche adesso ne è arrivata una. Come... cosa riguarda la persona giuridica, magari se A l'ultima. chi vanno versate i 15.000 euro? Vanno depositati, sono un deposito che l'hanno fatto, un deposito. E poi vengono obbligate per soddisfare le esigenze. Cioè non le deve versare a qualcuno, sono soldi che le mette sul suo conto corrente. Devo Comunque sì, essere. dai, vai, secondo me fai una carrellata generale e poi passiamo alle Ok, domande. benissimo. Okay. Andiamo per avanti. A questo punto, signori miei, no, vedete, quando si costruisce una polizza di assicurativa, bisogna guardare bene alle definizioni. Perché, vedete, le definizioni sono i pilastri su cui si fonda la sicurezza della polizza. È come se noi costruissimo una casa senza fondamenta. Allora, le definizioni sono basilari, nessuno mai le va a leggere. Però attenzione, se io faccio una polizza incendio, nella definizione è detto che tutte
le abitazioni in legno non sono garantite e io ho un'abitazione in legno, quella mia polizza è inutile. Se io dico che dobbiamo assicurare tutti i volontari e nella definizione di volontario non inserisco il presidente non è coperto. Quindi dobbiamo andare a vedere con attenzione tutte le definizioni delle polizze. È basilare, ci vuole del tempo, ma per la nostra sicurezza dobbiamo fare attenzione. Quindi andiamo a vedere adesso le definizioni di questa norma. Allora, il codice del terzo settore, articolo 18 del codice del terzo settore, obbliga, quindi attenzione, non è una scelta, è un obbligo di legge, che obbliga ad assicurare tutti i propri volontari. Però poi se infortuni, malattia professionale e RC. Quindi questo è un obbligo di legge. Chi è volontario va assicurato. Poi adesso con RUMS, questi nomi vanno anche inseriti all'interno dentro, quindi vanno essere identificati chi è coperto e chi non è coperto. Quindi non ci può essere una scelta. Se sei volontario devi essere assicurato e devi dichiararlo poi sul registro. Questo è RUMS, registro unico del settore. Andiamo per avanti. Poi RC. Ecco, questo, signori miei, è il cardine della sicurezza di chi opera nell'ambito di qualunque tipo di ambito. Quindi la vera polizza da tutelare è la polizza di responsabilità civile, perché quello che voi dovete dare è riconoscere a terzi se fate male a qualcuno o se qualcuno vi fa causa. Quindi l'RC ci divide, abbiamo due tipi di responsabilità. La responsabilità civile contrattuale è quella derivante dalle obbligazioni assunte, articolo 1218 del codice civile, oppure l'RC, la responsabilità civile extracontrattuale, che è quella che noi andiamo a difendere, perché la contrattuale sarebbe quella del medico che ha verso i propri pazienti, dell'avvocato verso i propri patrocinati e così via. Cioè, sarebbero quell'RC professionale, d'accordo? Quindi che per di sé risponde. Invece la extracontrattuale, invece, è quella che va al di fuori del proprio lavoro. Quindi per RC extracontrattuale si intende la responsabilità civile derivante da violazione di diritti. Questa norma si ricollega all'ingiusto danno recato. In latino dicevano neminem ineus vedere. Io non posso ferire qualcuno senza riconoscere il danno. E il principio è garantito dall'articolo 2043 del codice civile. Vedete, quando nel 69 venne reso obbligatorio la polizza RC auto, perché venne fatta questa scelta dal legislatore? Perché circolavano troppi mezzi e ci poteva essere chi è che aveva i soldi che faceva la polizza assicurativa. Chi non ce l'aveva, aveva l'incidente, non aveva una lira, non risarciva il proprio danneggiato. Questa cosa avviene adesso. Il legislatore ha obbligato voi a assicurarvi perché nel caso in cui ci fossero delle richieste pesanti nei confronti dell'associazione, chi paga? È il presidente, insomma, una persona giuridica. Quindi a questo punto vi obbliga ad avere una cosa di RC, perché così siete tutelati per risarcire in maniera adeguata il danneggiato. Andiamo ancora avanti. Cos'è la terzietà? Sono terzi tutti quei soggetti che non sono legati all'assicurato, né da vincoli di parentela né da altri tipi di vincoli. Vedete, infatti, nella vostra polizza di responsabilità civile dovreste sempre andare a verificare se è previsto che i soci e i volontari siano terzi tra di loro. Perché se non c'è questa caratteristica, in base a questa norma della terzietà, i soggetti che si fanno male tra di loro non sarebbero garantiti. Chiaro? Quindi è importante che nella vostra polizza sia prevista la terzietà tra gli assicurati. Andiamo avanti. Poi abbiamo la definizione di infortunio. L'infortunio cos'è? È un evento dannoso subito durante l'attività di volontariato, che deve avere tre caratteristiche. Deve essere violento, fortuito ed esterno. Se non sono presenti queste condizioni, non parliamo di infortunio. Andiamo avanti. La malattia professionale è uno stato morboso che si è connesso all'attività svolta. Facciamo riferimento all'articolo 139 del decreto presidenziale 1124 del 65 e poi le successive modifiche.
del decreto giugno 2014 e così via. Per cui, come dicevo prima, se un giudice, se io faccio causa perché ho curato una malattia, secondo me, ben si svolgeva a fine di volontariato, faccio causa, il giudice me la riconosce, la polizza assicurativa deve risarcire questo tipo di danno. Andiamo ancora avanti. Allora, andiamo ancora avanti, andiamo avanti, finiamo qua. Allora, noi, in questa spiegazione, io pongo due punti fondamentali. L'analisi dei bisogni primari, che sono quelli che la legge ci impone, e l'analisi dei bisogni secondari. I primari, abbiamo già detto prima, ormai è una ripetizione, sono quelli della responsabilità civile, quella della RCO per i dipendenti, se la vostra associazione avesse dei dipendenti, gli infortuni per causa di servizio e la malattia professionale, sempre per causa di servizio. Ora, i secondari sono quali? La tutela della sede, quindi concordo con la polizia incendio, furto, le C elettroniche, cyber risk, tutela dei mezzi, con la polizia casco, tra i mezzi dell'associazione, poi anche per i mezzi di volontari in missione. Ancora, la tutela, la DNO, la tutela del consiglio direttivo e la tutela del patrimonio, per le fiduzioni, TFR, se avete dipendenti, eccetera. Andiamo ancora avanti. Questi sono non quelli obbligatori per legge, sono secondari. Comunque importanti per lo svolgere in serenità il vostro lavoro. Allora, andiamo pure avanti. Vedete, noi siamo nati direttamente nel lontano 94 e ci siamo evoluti direttamente, man mano, raccogliendo ogni volta le istanze che venivano da basso, cioè le associazioni ci chiedevano di dare le coperture. Noi le stavamo ad analizzare, poi le inserivamo all'interno della polizza, se erano di carattere generale. Abbiamo fatto, siamo esplosi come tipo di nostra credibilità quando abbiamo creato l'accordo nel 2017 con il CS Bonet, per cui abbiamo creato una convenzione nazionale per tutti i servizi di volontariato. Andiamo indietro. Allora, noi, per darvi un'idea di perché si deve fare una polizza assicurativa, abbiamo testato gli ultimi 5 anni, sì, 5 anni, dal 2016 al 2020, quando i sinistri sono avvenuti nelle nostre associazioni assicurate. Allora, nelle nostre associazioni assicurate abbiamo avuto 1.456 sinistri di infortunio, 500 e malattia. 502 invece sono di responsabilità civile. Andiamo per avanti. Questi infortuni hanno previsto un esborso in questi 5 anni di 3.523.151,34 euro. Le RC abbiamo liquidato invece la parte più bassa, perché sono, cioè qua, sono circa intorno ai la differenza sono circa 2 milioni, neanche 1 milione e 8. Questo. Abbiamo liquidato in totale tra RC e infortuni 5.291.676 euro in 6 anni. Di questo abbiamo 1 milione, quasi 2 milioni di riservato. Cos'è vuol dire riservato? Vuol dire che c'è in atto ancora degli accertamenti per verificare quanto liquidare per il sinistro, perché come sapete ci sono delle attività invalidanti, per cui se io non posso più muovere la gamba, non mi posso liquidare subito, perché non sappiamo come se riesco a prendere o non prendere la funzionalità della gamba, e non, se non dovessi prendere percepirò una somma molto più alta rispetto ad una guarigione totale. Poi abbiamo inserito anche una voce specifica, però questa della corretta assicurazione. Abbiamo creato anche un fondo di solidarietà liquidativa. Vuol dire questo. Molte volte può capitare che ci sia una visione non del tutto, come dire, convergente tra cliente e compagnia. Per cui alcuni sinistri la compagnia può dire no, non ho liquido, perché non rientra in quelle che sono le nostre garanzie prestate. In questo caso, nei casi in cui noi riteniamo che il cliente abbia ragione, abbiamo creato il nostro fondo della cavalletta assicurazione, per cui se riteniamo che il cliente abbia ragione, lo liquidiamo noi come cavalletta, non come cattolica,
In questi anni abbiamo ricavato circa 132 milioni, 1.000 euro. Vi porto un esempio molto concreto. A Padova, un nostro volontario dell'Antea stava guidando un furgone dove trasportava dei disabili. Diceva un disabile. Mentre andava, una frenata si sgancia la carrozzina del disabile, la quale va a sbattere violentemente nel portellone posteriore. L'autista si ferma, era da solo, si ferma, per andare a constatare cosa fosse accaduto al trasportato. Mentre va ad aprire il portellone scatta e ferisce questo volontario al volto e gli distrugge l'arcata dentaria superiore. Un danno di 12.000 euro. Questo qua apre, diciamo di aprire il sinistro e apriamo solo il sinistro. Visto che questo signore non aveva disponibilità finanziaria, ci è stato chiesto dall'Antea di anticipare direttamente 3.000 euro perché altrimenti il dentista non avrebbe messo mano all'operazione. Abbiamo fatto questa anticipazione, gli abbiamo data e apriamo il sinistro. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. A un certo punto la direzione dice: no, un momento, manda a visita questo paziente, questo signore. Il medico di parte nostro dice: attenzione, signore, questo signore, questo volontario è affetto da piorrea. La piorrea è una malattia che riguarda, che prende le gengive, che fa cadere i denti, a prescindere. Quindi dice: il cliente non era un soggetto sano. Aveva questa malattia, questa piorrea conclamata, per cui i denti sarebbero comunque caduti. Per cui il danno che lui ha avuto dall'apertura in questo portellone non va risarcito. Gli liquidiamo solo 1.000 euro, giusto così come riconoscimento, ma non va liquidato. A questo punto, secondo me, secondo noi della Cresta Assicurazione, non era giusto che ciò avvenisse. Noi abbiamo rifiutato i 1.000 euro della liquidazione e abbiamo liquidato noi direttamente l'intero importo che è previsto nella polizza assicurativa come rimborso spese mediche. Ecco, questo in questo caso è entrato in funzione da solidarietà liquidativa che noi abbiamo all'interno. Ovviamente accade anche casi specifici dove noi riteniamo che il cliente abbia ragione e che comunque abbia una parte di ragione, che quindi va comunque liquidato. Andiamo per avanti. Allora, andiamo a vedere i costi medi dei sinistri che abbiamo avuto per quello che riguarda l'infortunio di circa 3.000 euro per ogni sinistro liquidato, con un importo massimo liquidato di 200.000 euro. Per quanto invece riguarda il costo medio dei sinistri di responsabilità civile, vediamo che il costo è circa 3.500 euro e il maggior liquidato 250.000 euro. In realtà, abbiamo avuto proprio sul Parma un caso molto, molto particolare, dove è stato chiesto un risarcimento di 1.200.000. È il caso di è successo in una casa di accoglienza dove un soggetto, la notte di Ferragosto, si è dato fuoco. Si è dato fuoco e ha bruciato l'intero della struttura e in più anche lui si è bruciato. Noi l'avevamo liquidato direttamente con le polizze infortuni perché era un ospite che avevamo assicurato come volontario. Questo signore, una volta che si è ripreso, ha fatto causa al sacerdote e ha chiesto un risarcimento di 1.200.000. Ovviamente è a riserva perché sono in corso degli accertamenti, perché la polizia, i vigili di fuoco dicono che la Sanica l'aveva messa a lui. Quindi, anche per dire tutt'altro perché voleva suicidarsi. Comunque, al di là di questo. Adesso siamo ancora in questa verifica, aspetteremo a vedere cosa viene fuori. Andiamo ancora avanti. Perché vi ho fatto vedere queste cose? Per dirvi che è importante una polizza assicurativa, perché fin quando si tratta di 3.000 euro, nessuno va in rovina, nessuno va in default. Ma se vi chiedono 1.200.000, se vi chiedono 200.000 euro, vi chiedono altri soldi importanti, come purtroppo è accaduto, chi paga? Se non avete una personalità giuridica, pagate voi. Quindi è importante che la vostra polizza abbia dei massimali congrui, adeguati e coerenti. Quanto vale la vita di un volontario? Possono esistere polizze da 25.000 euro,
da 40.000 euro, da 30.000 euro. Non si fa neanche il funerale. Cioè, la vita di un volontario è importante, non solo perché è vita di un uomo, ma anche perché è un patrimonio di un soggetto che si spende per gli altri, quindi ha doppio valore. Allora, noi nella polizza unica del volontariato abbiamo dato molto valore alla persona. E abbiamo posto delle cose che nessun altro ha, abbiamo delle caratteristiche, infatti si chiama unica proprio per quello, perché ha delle caratteristiche molto personali. La prima rivoluzione vera che abbiamo fatto è stata quella di eliminare i limiti d'età. Con noi, i volontari, non smettono mai di parlare di volontariato. Normalmente le altre polizze fanno cascare, fanno finire la copertura a 75, 80, 85, i più lungimiranti 85 anni, gli altri zero. Noi non abbiamo limiti, per noi non c'è un limite. Ancora, un'altra cosa importante della rivoluzione è che abbiamo tolto via la catalogazione dei rischi. Per noi non è che se uno rischia di più deve pagare di più. Se fosse possibile, chi rischia di più non deve pagare nulla. Il nostro protezione civile, per salvare gli altri, non dovrebbe pagare un premio maggiore, non deve aggiungere al danno anche la beffa. Per cui noi abbiamo detto, tutti i volontari pagano la stessa cifra. Quelle che le differenziano sono le garanzie che vogliono. È ovvio che se voglio un massimale da 1 miliardo, pagherò di più di uno che vuole il massimale da 150.000 euro, ovviamente. Quindi, ma solo su quello. Ma il resto, tutte le cose sono coerenti, uguali. Quindi, chi fa protezione civile e chi guida il museo pagano allo stesso modo. Rischio 1, rischio 2, fanno lo stesso tipo di cifra. Ancora, non c'è alcuna discriminazione nei confronti della disabilità. Per noi il disabile è uguale al normodotato. Non c'è nessuna differenza. Per cui la gamma, sua gamma, vale come la gamma del normodotato. Andiamo pure avanti. Oltretutto, non abbiamo neanche, non abbiamo eliminato i soggetti che hanno disabilità psichica. Anzi, quindi sono completamente come non ho fatto. Bene. Allora, ora entriamo nello specifico della polizza. Scusa, Federico, vuoi che qua andiamo ancora avanti oppure percorso rischio 2? Attenzione, le garanzie sono le coperture sono le stesse, quello che cambia sono i massimali. Nel rischio 1, l'RCT, il risarcimento per terzi e per i prestatori d'opera, ha un massimale di 2 milioni e mezzo. Il rischio 2 invece è un massimale di 5 milioni di euro. L'RC copre qualunque danno causato durante l'attività di volontariato, causato a terze persone. Andiamo per avanti. Poi andiamo a vedere quali sono le coperture di questa cosa. Questa polizza è come un panettone, bisogna andare a vedere se c'è l'uvetta o non c'è l'uvetta, perché se non è anche l'uvetta non è panettone tradizionale. Ecco. Andiamo a vedere adesso, apriamo questa polizza e vediamo quello che c'è all'interno. All'interno della polizza di responsabilità civile, come dicevo prima, c'è la garanzia dei volontari che i volontari sono testi tra di loro. Ancora, l'RC personale e singolo volontario durante l'attività di volontariato. La rinuncia alla rivalsa. Cosa vuol dire questo? Attenzione, questo è un punto molto importante, verificato nelle vostre polizze. Perché se io faccio male a qualcuno e la compagnia paga, se io che ho causato questo danno, potrei essere chiamato in causa dalla compagnia che ha liquidato di Piccarino. Mi hai fatto questo danno, mi ripaghi tu il danno che hai fatto, perché è stata per la tua negligenza. Quindi tu mi paghi. Per cui io sono immune l'associazione, ma tu che hai causato il danno mi paghi. Nella nostra polizza questo rischio non c'è, perché c'è la rinuncia alla rivalsa. Ha cominciato di rivalersi dell'associazione nei confronti di chi ha causato il danno. Ancora. L'RC è la proprietà della conclusione dei fabbricati in cui si svolge l'attività. Anche questa è una garanzia molto importante. Perché vedete, noi garantiamo l'associazione nella sua totalità. Per cui le sedi che l'associazione gestisce normalmente dovrebbero essere garantite con una polizza a sé stante, diciamo polizza del fabbricato, RC del fabbricato, RC della conclusione del fabbricato. Nel nostro caso è gratuitamente prevista all'interno della polizza di RC. Per cui se l'associazione Misericordia di Firenze, per assurdo, avesse la sua sede, avesse 10 sedi diverse,
Tutte le 16 che lei ha, senza pagare una lira in più, sono garantite con questa polizza. Chiaro? Ancora, all'interno di questa polizza prevista, anche danno da incendio. Attenzione, non alle cose proprie, ma alle cose di terzi. Proprio a Firenze, proprio in Toscana, si è verificato un fatto del genere. Un'associazione aveva preso, il comune gli aveva dato una sede dove erano presenti anche dei motocompattatori per raccogliere l'immondizia fuori, queste ruote, questi cicli. Bene, una sera, per un caso fortuito, brucia la sede di questa associazione. E bruciando, brucia anche questi automezzi messi nel cortile. Il comune richiede il danno, cioè il pagamento di questi danni, di questi camioncini. L'associazione non aveva una polizza incendio, quindi era convinta di non essere assicurata. Perché non avendo la polizza incendio, pensava di dover pagare di tasca propria. E questo aveva messo in crisi l'associazione perché si doveva sciogliere, non avevano soldi, non avevano soldi. Io lo chiamo per caso, chiamo questa associazione per caso, perché appunto, è la nostra abitudine contattarli almeno un paio di volte l'anno per sapere come vanno le cose. E dico, beh, con l'altro come non va, tutto bene. E questo mi dice, guarda, abbiamo un problema molto grosso, perché c'è successo questo incendio e quindi dobbiamo pagare questi soldi al comune. Ecco, gli ho detto, guarda, cioè non abbiamo nessuna polizza. Dico, no, guarda che la polizza ce l'ha. Come no? Non funziona solo questo incendio. Dico, no, guarda che nella polizza di responsabilità civile è previsto che se per colpa vostra si brucia una cosa di terzi, il danno ve lo paghiamo noi. Così l'associazione è ancora in piedi e noi abbiamo pagato dopo. Questa è una garanzia molto importante che non mi costa nulla perché è già prevista all'interno della polizza stessa. Questa cosa vale per la sospensione di attività. Se la sede brucia e brucia e blocca, e brucia il ristorante o il bar o l'autofficina, o l'attività dell'avvocato che sono lì e fa l'attività un posto accanto, che abbiamo adesso inagibile, da questo punto di vista. Noi interveniamo e paghiamo il danno fino al massimale previsto in polizza. In questo caso sono 300.000 euro di RC. Se non è sufficiente, ovviamente, bisogna fare una polizza specifica. Ecco, noi gratuitamente vi diamo fino a 300.000 euro. Ancora, è prevista anche l'attività presso terzi, l'attività svolta, patrocinata e gestita direttamente dalla vostra associazione. Ancora, la partecipazione a convegni, congressi, corsi. Banchetti, fiere, quanto altro, la preparazione anche di cibi e bevande. Ancora, l'RC derivante da un patto doloso di persone di cui voi dovete rispondere. Garantiamo anche la rivalsa che l'INPS dovesse esperire nei vostri confronti. E ancora, tutti i danni che i soggetti con handicap possono causare ad altri, un'altra attività di volontariato, con le proprie carrozzine o nei loro presidi ortopedici. Ancora, garantiamo anche tutti i danni causati da soggetti che operano all'interno dell'associazione come compensazione di lavoro. E ancora, personale di dipendenti, personale del regime di compensazione del lavoro e lavoratori atipici e parasubordinati. Quindi copriamo tutte le figure lavorative che sono previste all'interno di una struttura. Andiamo pure avanti. Ancora, questo è come rischio 1. Il rischio 2 amplia questo tipo di garanzia. Quindi, oltre a quelle che vi ho già detto, dà anche l'RC personale per il servizio di sicurezza, come previsto dalla legge 81 del 2008, ex legge 626 del 94. Ancora, garantisce l'RC per opere di assistentato ad anziani, minori e persone con handicap. Ancora, l'RC delle percosse e oggetti consegnate in custodia. Abbiamo avuto un caso del genere proprio qualche giorno fa, in Veneto, dove un'associazione prendeva il cappotto di la roba dei ragazzini che andavano in questa a studiare, dei ladri sono entrati in questa struttura mentre loro erano fuori, hanno fatto via tutti i cappotti, computer e quant'altro, abbiamo pagato il danno perché erano stati dati in custodia, ai nostri, alla nostra associazione. Poi, danni da incendio di cose altrui, ancora. La gestione di case d'accoglienza e ancora il danno dall'inquinamento accidentale. Poi ancora, basta così.
Ora, visto che la polizza, come dicevo prima, è ampia per tutti, abbiamo deciso che alcune garanzie specifiche, che sono specifiche di motivi di attività, non di tutte, vanno richieste con un premio a sé stante. Quindi, per quelle strutture che organizzano gite, se vogliono, la possono inserire come garanzia aggiuntiva. Così anche per quelle associazioni che si occupano di animali, che hanno il consegno di tutela degli animali, se vogliono questo tipo di attività. La richiedono e gliela diamo come garanzia aggiuntiva. Questa comprende anche la ipoterapia. Ancora, poi le attività sportive, campi da giochi, la gestione di sagre. Attenzione, quando parliamo di sagre, parliamo di un paese in festa, non della bancarella che mantiene le messe in strada. Quindi parliamo di un intero quartiere, di un'intera strada o di un intero paese. Poi ancora, ecco, questo è molto importante, signori miei. La legge Gelli, che voi conoscete perché è stato presidente del CSV, evidentemente, ha proposto ha dato l'obbligo di coprire il proprio personale sanitario alle strutture sanitarie, quindi anche alle associazioni. Perché quelle strutture che hanno direttori sanitari, o se parlano di infermieri o di medici, chi fa 118, deve garantire, deve assicurare per la propria sicurezza le attività paramedica, infermieristica e medica. E questo qua ovviamente noi la diciamo, chi vuole entra e paga un premio specifico per questo tipo di garanzia. Ovviamente non è per tutti, ma sono particolari associazioni. Andiamo ancora avanti. Allora, in questa polizza, ne parlavo poc'anzi, è importante che ci sia anche un rischio patrimoniale, cioè quella tutela specifica per il presidente del consiglio direttivo. Noi abbiamo dato, visto appunto l'esiguità di alcune associazioni che non hanno grossi rischi, abbiamo dato gratuitamente una copertura di risarcimento patrimoniale di 15.000 euro o di 30.000 euro, che possono aumentare fino a 50 o a 100 o arrivare a 500, 1 milione, eccetera. Quella da 15 e 30 è gratuita. Da 50 in su si pagherà un premio. Chiaro? Questo serve per la tutela del Consiglio Direttivo del Presidente. Andiamo pure avanti. La tutela della copertura del risarcimento patrimoniale riguarda direttamente tutti i danni patrimoniali causati a terze persone. Un esempio potrebbe essere un dipendente che viene assunto con una qualifica per svolgionanza, quindi fa causa. Ancora, lo smarrimento o la distruzione di atti, di documenti o anche di titoli non al portatore. I danni patrimoniali direttamente cagionati alla propria associazione. Un danno potrebbe essere la mancanza, per colpa di qualcuno, del direttivo, la mancanza della non approvazione del 5 per 1000, perché magari il presidente ha mandato la tessera scaduta, per cui non è più ammesso ad avere questo tipo di benefit, e così via. Andiamo pure avanti. Poi la malattia professionale. Nella malattia professionale, come dicevo prima, noi abbiamo un massimale molto alto, 2 milioni e mezzo nel rischio 1 e 5 milioni di euro nel rischio 2. In più diamo anche una diaria di ricovero da 30.000 nel rischio 1, 30 euro nel rischio 1, 50.000 euro nel rischio 2. Noi equipariamo i volontari ai dipendenti nel godimento di questa norma. Se non ci fosse scritta questa specifica, la polizza non avrebbe nessun senso, perché la malattia professionale riguarda solo i dipendenti. Quindi per far sì che il volontario abbia questa garanzia, nella vostra polizza ci deve essere scritto che il volontario è equiparato per godimento di questa norma ai dipendenti. Se no non vale nulla. Ora andiamo a vedere la polizza infortuni. Signori miei, la polizza di RC è la polizza principe. La polizza infortuni è un cadeau che viene dato ai volontari. Perché mentre la polizza dei terzi sono persone estranee che vi chiedono un risarcimento, in rarissimi casi un volontario si rivolge contro l'associazione, ma sulla polizza per cui è il terzo che fa il risarcimento danni. La polizza infortuni invece riguarda espressamente l'attività del singolo volontario. Quindi là dipende da voi stabilire i massimali dei danni. Perché la legge non dice che dovete garantirlo, come dovete garantirlo, dice che va garantito. Ma se uno vuole temperare alla norma, può dargli anche un euro di morte, un euro di RC,
di invalidità permanente e ha ottemperato la norma, perché la legge non mi dice, il codice transitorio non mi sta a dire quanto deve, come dovete assicurare e quanto dovete assicurare, solo dice solo il come, dovete assicurarlo per la polizia infortuni, poi la quantità, la quantificazione del risarcimento dipende da voi. Noi abbiamo detto per principio che la vita del volontario non può costare meno di 100.000 euro, 150 euro, ed è anche basso, ed è anche basso. Per cui abbiamo detto rischio 1, diamo questi massimali, rischio 2 sono più alti. Ovviamente dobbiamo fare i conti anche con i soldi, per cui se la soluzione non ha disponibilità non può, non si possono fare i nostri qualifici secchi. Però il minimo che abbiamo detto sono questi massimali. Andiamo per avanti. L'infortunio, come dicevo prima, non ha, i nostri volontari non hanno limite d'età. Assumiamo tutti i portatori di handicap. È coperto il rischio in itinere. Questo è molto importante, attenzione. Il nostro rischio in itinere non prevede né un tempo né, né mezzi da utilizzare. Per cui se voi dovete fare un viaggio da Firenze a Canicattì con la vostra macchina, quel percorso è garantito. Se invece le altre polizze si riferiscono, utilizzano il rischio di itinere che è previsto dall'INAIL. Quindi mezz'ora, usare i mezzi pubblici, e non derogare, usare il percorso più breve. Invece per noi queste cose non esistono. Potete usare qualunque mezzo usato, bicicletta, piedi, motorino, monopattino, qualunque cosa volete, siete coperti comunque. Qualunque mezzo usiamo. Poi è coperta anche la spissia, il rischio guerra. Quando parliamo di rischio guerra, signoria, è un rischio molto, molto particolare. Riguarda queste gente che vanno in paesi belligeranti, però devono andare via appena scoppia qualcosa, hanno 14 giorni di tempo per andare via. Se non vanno via dei 14 giorni, la polizia non copre più. Poi, in questa polizia abbiamo anche inserito all'interno anche i danni subiti dai presidi ortopedici. Per cui se ad esempio la carrozzina che usa il disabile, che sta facendo volontariato, casca giù dalla marciapiede e si rompe la ruota non gliela paghiamo, come se fosse un'auto del soggetto. Andiamo per avanti. Allora, questo è nel rischio 2. Nel rischio 1 abbiamo aggiunto anche il rimborso a spese mediche, fino a un massimale di 10.000 euro. Una diaria di inabilità temporanea fino al massimo del minore di 100 euro al giorno, un day hospital per 25 euro, una diaria da gesso di 70 fino al massimo di 65 euro al giorno. Allora, ovviamente sono previste anche le spese di decesso dell'assicurato e il riparto della salma e gli infortuni subiti durante terremoti, inondazioni e eventi catastrofali. Andiamo pure avanti. Poi abbiamo delle garanzie aggiuntive. Anche lì dipende dalle associazioni, alcune hanno bisogno, altre non hanno bisogno, quindi è inutile far pagare a tutti garanzie che non servono. Quindi, per chi si occupa di recupero e soccorso, se vuole può inserire queste garanzie. Quando parliamo di recupero e soccorso ci riferiamo a quelle associazioni che vanno a recuperare soggetti in alta montagna, oppure che vanno a recuperarli direttamente in mare oppure nei fiumi. Ancora, poi, la diaria gesso, che è già operata nel rischio 2, poi la speleologia, chi si occupa di speleologia può avere questo tipo di garanzia. L'immersione subacquea, il soccorso in mare. Il rischio antincendio boschivo, vuol dire sono quelle persone che vanno più qua, vivono i vigili del fuoco a spegnere gli incendi. Ancora, la guida di autocarri sopra i 35 quintali, quindi anche delle macchine operatrici o macchine speciali. Gli eventi catastrofali, i rischi sportivi. Ancora, l'uso di disfibrillatori, accessori, motoseghe, trattorini. E poi, come dicevo prima, le malattie da contagio. Inoltre, ancora, la inabilità temporanea e il contagio da HIV. Questa specifica. Sul coronavirus, no, questo qua lo salterei perché ne detti deviato adesso. Come dicevo prima, io il coronavirus, scusa Federico, sul coronavirus salterei perché in effetti adesso chi non ce l'ha non possiamo mica più dare come garanzia. Quindi è inutile che ne parliamo. Allora, per quanto invece, ecco, una caratteristica di questa polizza è quella della partecipazione agli utili. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa polizza raccoglie tutta Italia N migliaia di euro, N milioni di euro. Per cui
come funziona? Il 50% di questi premi che noi incassiamo, immaginiamo di incassare 10 milioni di euro. Questi 10 milioni, 5 vanno ad essere prelevati direttamente perché sono i costi assicurativi. I 5 restanti vanno, eliminiamo da questi 5 restanti anche i sinistri che abbiamo pagato nell'anno. Immaginiamo di pagare 2 milioni, ne restano 3. Di quei 3 milioni che rimangono, 1,5 milioni va a Cattolica, 1,5 milioni andrà redistribuito in modo proporzionale a tutte le associazioni che ne hanno diritto. Nello specifico riguardano tutte le ODB, non le APS, solo le ODB, perché le ODB si occupano del bene del prossimo. Quindi abbiamo deciso da subito di dare questo tipo di scelta. Andiamo per avanti. Ecco, quest'anno l'importo che noi abbiamo erogato nei 5 anni presi in esame, dal 2016 al 2020, è stato 1.325.410. Adesso distribuiremo alle associazioni che hanno aderito. Vedete, vi faccio l'elenco di quanto abbiamo dato. Nel 2016 abbiamo erogato 118.000 euro, vale a dire il 5,30% di quanto ognuno ha pagato, praticamente. Nel 2017 abbiamo erogato 102.000 euro, vale a dire il 4,74% di quanto ognuno ha pagato. Nel 2018 167.000 euro, pari all'8,18% di quanto ognuno ha pagato. Nel 2019 546 pari al 14,03% di quello che ognuno ha pagato. Nel 20 395.000 euro, pari al 10% di quello che ognuno ha pagato. Per le associazioni che non hanno ricevuto ancora i soldi, li rimanderemo direttamente, perché avevamo pensato di finalmente poterlo distribuire e quindi di vederci anche in faccia, di darvi questi soldi direttamente nella festa del volontariato presso ognuna delle sedi del centro. Purtroppo questa cosa non è stata possibile, almeno ad oggi non è possibile. Speriamo che in un prossimo futuro si possa esserci, possiamo incontrarci, rivederci, quindi poter vedere, godere di questa cosa, di questa bella realtà, anche perché far vedere che una compagnia di assicurazione dà dietro dei soldi è sicuramente qualcosa di innovativo, di non certamente nel quotidiano, non esiste nel quotidiano. Non ci sono altre realtà che fanno quello che facciamo noi. Anche perché vogliamo essere prossimi a voi. Andiamo a vedere adesso i bisogni secondari. Noi consideriamo... Andiamo avanti questa parte. Allora, quello che abbiamo detto per il Covid, allora, per le APS, che hanno numeri molto importanti, noi, per le persone che sono 150 soci, con le 150 soci, facciamo pagare 1,50 euro per ogni socio, per l'RC. Meno di 100 soci pagano 3 euro ogni persona per la responsabilità civile. Per la causa infortuni, e parliamo dei soci, non dei volontari, attenzione, soci. Quindi è una garanzia in più. Se chi ha più di 100 soci paga 1,50 euro per la polizia di infortuni, chi ha meno di 100 soci ne paga 3. Ripeto, non parliamo di volontari, parliamo di soci. Quindi non è un obbligo di legge, attenzione, non è un obbligo. Poi, per chi ha le sedi, potrebbe essere importante assicurare le proprie sedi da incendio. Noi diamo, per chi ha 100.000 euro di fabbricato, 20 di contenuto, e vuole assicurare 100.000 euro di furto, gli costa l'arma 150 euro. Stiamo provando. Per la polizia CAS, per le polizie automezzi, quindi ambulanze, macchine speciali, possiamo fare le polizie specifiche per voi, a dei costi vantaggiosi. Scusate, sono una cosa secca. Non so tanto. Per quanto riguarda la polizia casco, noi abbiamo pensato di dare una polizia casco a tutti quei soggetti, a tutti quei volontari che usano la propria macchina per fare attività di volontariato. Per cui assicuriamo 10 targhe che l'associazione decide di assicurare con un costo di 500 euro, quindi 50 euro a macchina. Se volesse avere un risarcimento per colpa sua, se fa a sbattere contro un muro, contro un muro, gli risarciamo fino al massimo di 5.000 euro, se ha fatto incendio per colpa propria. Se ne pagano 1.000, quindi 100 euro a macchina, possiamo risarcire fino al massimo di
di 10.000 euro per sinistro. Lì sono scelte personali. Poi consigliamo anche la tutela legale. La tutela legale, attenzione, quando parliamo di queste polizze, sono polizze non obbligatorie. Attenzione, non c'è nessun obbligo, non sono polizze che vi offriamo in convenzione, se vi interessano, se no non serve. Tutela legale costa 166, se volete avere un massimale di 15.000 euro per ogni singolo avvocato che voi scegliete, potete fare 1.000 cause, siete a posto. 277 se volete avere il massimale di 15-35.000 euro. Per la tutela riciclo della macchina vi costa 50 euro per macchina e per l'anno assicurativo. Ecco, una cosa molto importante è la cyber risk. Sono tutti quei danni che gli hacker fanno. Signori, noi stiamo avendo, non so a voi, a me sta capitando, proprio questa mattina ha creato una sorta di truffa cibernetica. Hanno scritto, non sono andato ad avere la mail della nostra cassiera e gli hanno chiesto quanto abbiamo in cassa, 49.000 euro, perché dobbiamo fare un pagamento a firma mia. Che fa la cameretta che lei va l'impiegato, avete la... Ecco, questo è un danno da cyber risk. Attenzione, ovviamente l'impiegata non c'è caduta, non c'è cascata. Immaginate se questo entrassero direttamente nel nostro sistema di computer e prelevassero dei soldi, non è un danno da cyber risk. Oppure ancora, se effettivamente una vostra mail andasse a causare danni ad altre persone, perché è infetta con il virus. Ecco. Il cyber risk vi consente di avere un massimale di 50.000 euro con un costo di 100 euro all'anno. È una polizza che ultimamente è molto importante. Altra cosa importante, la regione, il ministero, creano dei bandi a cui le associazioni possono partecipare. Questi bandi danno dei soldi per dei progetti. Ovviamente l'ente che dà questi soldi vuole essere tutelata, per cui chiede delle fideiussioni. Le fideiussioni a tutti i nostri clienti noi le facciamo tutte, senza oneri aggiuntivi. Quindi se vi diciamo fideiussioni, ma le facciamo tutte. Andiamo pure avanti. Allora, io qua, allora, andiamo pure avanti. Allora, quindi io qua ho finito.